Il futuro sarà più nero di mezzanotte. Sembra essere diventato a 2 settimane dall'inizio del nuovo anno il tormentone del 2013, ma si tratta della realtà. La rotta recessiva che ha intrapreso la nostra economia non fa intravedere alcuna luce di speranza per il futuro. Ed allora il pessimismo incombe soprattutto tra i senza lavoro o quanti finiti gli studi vorrebbero un'opportunità. E sono proprio i giovani più pessimisti e sfiduciati, anche perché secondo gli ultimi dati Istat dal 1992 a oggi si registra un tasso di disoccupazione record e per l'Europa si profila anche un forte rischio povertà. Certo, tutte le colpe non vanno addebitate al governo Monti, come evidenzia Elsa Fornero, secondo la quale la situazione di stallo è il risultato di errori di lungo periodo. Poco importa di chi siano le responsabilità, ha commentato recentemente nella sua rubrica sull'Espresso il cardinale Gianfranco Ravasi, considerato che i giovani sono il presente di cui la società ha il dovere comunque di occuparsi e a prescindere da valutazioni meramente strumentali è necessario puntare sulle loro potenzialità, pur sepolte tra l'indifferenza e la corruzione del mondo adulto per risorgere dalle macerie. Per Ravasi l'austerità spinta all'eccesso non risolve certo i problemi. Unico rimedio, secondo il prelato, è continuare a puntare sull'istruzione, da cui dipende quello scatto di orgoglio che può dare nuova linfa vitale alla società. Anche il Papa Benedetto XVI ha recentemente parlato dell'esigenza di essere più competitivi, invitando tanti imprenditori a fare uno sforzo in più, rimanendo in Italia invece di espatriare portando fuori i profitti che sarebbero utili nel nostro territorio. A sconfortare ulteriormente il paventato rischio povertà che è emerso dall'ultimo rapporto 2012 dell'Unione Europea su occupazione e sviluppo sociale. La protratta crisi economica che ha colpito l'Europa ha drammaticamente aumentato i rischi di esclusione sociale di lungo periodo e questi, si legge nel rapporto, variano enormemente tra i diversi Stati membri. L'Italia, insieme a Grecia, Spagna, Malta e i Paesi Baltici, fa parte del gruppo di Paesi in cui c'è un alto rischio di entrare nella povertà e basse possibilità di uscirne con la creazione di una massiccia trappola della povertà.